Mi chiamo Nancy Boktour, sono una mediatrice linguistico-culturale e insegnante di lingua araba. Insegno ai bambini e ai ragazzi arabofoni ormai da anni la lingua araba, con l'obiettivo di farle mantenere la lingua madre, conoscere la propria cultura, perché ritengo che sia una cosa molto importante sia per loro che per i loro genitori. Gioca accettò e prese il cesto sulle spalle. بعد فترة من الطريق لما وصل الثلث الثاني من الطريق سهل جوها الرجل Facciamo finta di dire in piedi, ma invece tradotto. Questo corso fa parte di un progetto di 3 anni che diciamo, ha come cuore il tema della lingua, delle lingue madri, di tutta la diversità linguistica e quindi anche culturale che esiste soprattutto in questo quartiere, no? Ci sono tante persone che vengono da molti posti diversi e quindi abbiamo deciso di, insieme all'associazione Dinamo Scoppio per cui lavoro, di usare la lingua per entrare in relazione con tutte queste persone. Quindi i bambini imparano giocando, divertendosi, quindi penso che sia un'iniziativa molto, molto bella perché stimola i bambini al piacere dell'apprendimento della lingua madre. Noi abbiamo scelto proprio di prendere i bambini che non hanno mai avuto altre esperienze in precedenza, quindi cominciano tutti da capo e abbiamo cominciato proprio da zero, quindi sono principianti per quanto riguarda specialmente la comprensione e la produzione scritta. Quindi imparano da zero l'alfabeto e imparano anche l'arabo classico perché di solito si parla a casa il dialetto. Penso che con questa modalità di giocare, cantare, scrivere, fare un gioco finale, avere un momento di condivisione all'inizio, fare merenda, è un bel modo per trasmettere anche la lingua e la cultura. Ti piace più stare al mercato comunale o alla casetta verde? Qual è più comodo? Allora, sono tutti e due posti che mi piacciono molto, dove passo molto tempo. Il mercato è bello perché è un posto aperto e quindi può passare chiunque in qualsiasi momento e ti capita di parlare con delle persone che in altri posti magari non si fermerebbero a parlare con te. E, insomma, c'è un via vai che è molto bello. Sharab Radio, la ludoteca del Giambellino. Radio Araboteca, i ragazzi della ludoteca. Sharab Radio, la ludoteca del Giambellino. Quando ho chiesto ai bambini quali sono i giochi che hanno piaciuto di più, hanno detto l'indovina chi, che l'abbiamo fatta anche in arabo, perché dovevano imparare un po' le parti del corpo, le caratteristiche, come si dice, biondo, capelli ricci, lisci, queste cose. Cosa fai qui? Qui imparo l'arabo e me lo insegna Nancy.
le due aiutanti, Marta e Marta. Mi piacciono anche i giochi perché sono sempre trattati anche della lingua, cioè giochiamo praticamente con la lingua araba. Hai imparato qualche parola in arabo? Sì. Potresti dircene una? Allora, ho imparato Tufeia. Ah, che vuol dire? Che non vuol dire niente. Non vuol dire bello.